simbo, grande antenna parabolica fissa, si muove tecnicamente perché si muove la Terra, noi, pensate, 305 metri di diametro, se ci passa sopra un uccello lo arrostisce, mandiamo questo strano messaggio nello spazio. È un messaggio che in realtà, tradotto in numeri binari, si capisce poco, ma presenta questo tipo di immagine, dove questi pallini neri, tradotti in numeri binari, sarebbero la rappresentazione grafica di alcune informazioni che noi vogliamo dare agli alieni se gli alieni un giorno verranno a leggere questo messaggio. Così abbiamo il nostro DNA, abbiamo come è fatto, quali sono gli elementi, le basi puriniche, pirimidiniche, i pezzi di acido fosforico, la descrizione di tutto il nostro DNA. Quanto è lungo il DNA? C'è anche il disegno del DNA. Poi l'uomo, questo saremmo noi, gli alieni dovrebbero capire questa cosa, la Terra, l'altezza dell'uomo, il sistema solare e la rappresentazione del modo con cui noi mandiamo questo messaggio, cioè attraverso l'antenna di Arecibo. Questo accadeva il 16 dicembre 1974. Nel 2001 abbiamo avuto una risposta a questo messaggio. Bisogna trasferirsi, come dicevamo, a Chilvolton, questo è il luogo, siamo vicino a Londra, vedete, questa è l'antenna di Chilvolton, la più grande antenna parabolica in grado di potersi muovere del mondo. Progetto SETI, Search Extraterrestrial Intelligence, di fronte a questa antenna, 14 agosto 2001, compare nel grano questo strano glifo. Facilmente possiamo vedere che si tratta di un volto. 14 agosto 2001 dicevamo già, ma il 20 agosto, cioè sei giorni dopo, compare quest'altro glifo. Quest'altro glifo che a prima vista sembra molto simile al messaggio che noi abbiamo mandato nel 74 agli alieni. Questa è la prima volta che tecnicamente l'alieno risponde. E ci dobbiamo chiedere anche perché risponda a questo messaggio e non a un altro, sempre che si tratti di una risposta. Confrontiamo i due messaggi, ci rendiamo subito conto che ci sono delle grandi differenze. Questi sono, espressi in numeri binari, gli elementi che compongono il nostro DNA. Carbonio, fosforo, idrogeno, azoto, ossigeno. Ce n'è uno in più che ha numero atomico 14, cioè il silicio. Ma ha significato tutto ciò? Oppure sono i soliti burloni, i quali producono questi strani disegni per divertirsi? I pezzi del DNA, le basi puriniche e pirimidiniche sono sempre le stesse, ma il DNA era diverso. Bisognava fare una modifica, introdurre, vedete, questo è il DNA nostro, questo sarebbe stato il DNA loro, sempre tra virgolette, se loro ha un significato. Bisognava mettere i dati nel computer e cercare di capire se il computer dava una risposta precisa. Abbiamo tolto, dopo vari tentativi, abbiamo tolto a un pezzo di DNA costruito al computer con programmi di CAM, Computer Assisted Molecular Motion, un atomo di fosforo, e abbiamo sostituito il fosforo con il silicio, seguendo le direttive peraltro che c'erano sul glifo di Chilvolton. Il risultato è stato strabiliante perché si può vedere come il DNA nostro diventa una cosa più complessa, dove però la prima parte è identica e la seconda parte ha una forma geometrizzata precisa, proprio come quella che c'era, ne vediamo un'altra rappresentazione, nel glifo di Chilvolton. Si vede molto bene che viene riprodotta esattamente la stessa figura che noi abbiamo a Chilvolton, ma non solo l'analisi biochimica del DNA ci dava questo risultato. Il nostro sistema solare, 9 quadretti, 4 il loro sistema solare. Da dove viene questo messaggio? Abbiamo pensato di mettere insieme i dati che venivano dal primo crop, la figura, la faccia, e il secondo, la figura del DNA. Sono orientati nello spazio in un modo ben preciso. Vi faccio notare che il secondo crop, il secondo glifo, è perfettamente allineato con l'asse dell'antenna dell'osservatorio di Chilvolton, mentre il primo no. Probabilmente potevamo prendere questi dati e estrapolarne delle coordinate angolari, perché vedete ci sono degli angoli ben precisi che questi oggetti hanno con lo spazio, e dati temporali, perché il primo oggetto si mostra in un certo periodo, in un certo giorno,
corrispondente a coordinate spazio-temporali ben precise. E il secondo lo stesso. Perché una differenza tra il primo e il secondo glifo? Bene, se si fanno degli opportuni calcoli e si scopre che ci può essere la possibilità di interpretare questi dati come coordinate. Le coordinate in sistema assoluto mostrerebbero, ci indicherebbero come l'antenna di Cyril Bolton deve essere inclinata per guardare da dove viene il messaggio, che tipo di orientamento deve avere e come la Terra si deve girare perché quel giorno l'antenna di Cyril Bolton andasse a colpire esattamente l'ipotetico punto di partenza. Bene, facendo così si scopre che esiste una sola soluzione, una sola stella che, guarda caso, a 13.000 anni luce di distanza viene colpita dalla parabola di Cyril Bolton. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa importante. L'anno prima del 2001, cioè nel 2000, davanti a Cyril Bolton era comparso questo glifo. Pensate, ci sono 20 metri di distanza, questi sono i trattori che passano, tra una striscia e l'altra ci sono ben 20 metri. Ed è esattamente questo. Questo pezzettino qui riguardava la descrizione del sistema di trasmissione. Qualcuno già l'anno prima avrebbe detto, guardate che vi stiamo mandando questo strano messaggio. Chi ha fatto il crop? Sappiamo sicuramente chi non lo ha fatto. Cioè un terrestre, perché questo terrestre si sarebbe dovuto intendere di astronomia, di numeri binari, di DNA, di computer assisted molecular motion e soprattutto avrebbe dovuto farlo in pochi secondi, in una notte, non lo sappiamo, con delle tecniche sconosciute, al buio. Nessuno a Cyril Bolton si è reso conto che il giorno dopo ci sarebbero stati questi glifi davanti all'antenna. Beh, non possiamo liquidarla questa storia dicendo che sono i soliti vecchietti burloni che fanno queste cose. Qui c'è qualche scienziato vero e proprio che fa queste cose. E poi dobbiamo chiederci perché il DNA. Il DNA è la base della vita, è l'albero della vita. È qualche cosa che ci permette di pensare allora che forse tutti i crop circle che ci sono stati finora, anche se hanno forme diverse, archetipicamente, secondo quella che può essere il pensiero di Jung su queste cose, archetipicamente non sono altro che la raffigurazione dell'albero della vita. In parole povere, l'alieno forse ci vuole dire questo: guardate nel vostro DNA, guardate nel vostro albero della vita, perché lì troverete le risposte che gli scienziati di oggi non vi possono dare.